Il mio conflitto di interessi è tra gli straordinari del personale che tiene aperta la sala e il fatto di essere delegata sindacale, lo dichiaro subito così Donzelli è contento. Sarò anch'io per titoli. Allora, l'intervento richiesto era proprio anche dal punto di vista delle donne, perché sappiamo che le donne sono a livello mondiale quelle che promuovono la salute della popolazione, che si occupano fin dall'educazione, dalla cura dei figli, fino a fare da badanti domestiche della salute delle persone nei nuclei familiari, nei clan, eccetera, e sono l'80% del personale che lavora in sanità. Quindi c'è il duplice aspetto dei caregivers e anche dei lavoratori in sanità. Quindi tutti i tagli del costo del lavoro in sanità poi ricadono sulle condizioni di lavoro delle lavoratrici soprattutto, quindi determinano un impoverimento delle donne, una diminuzione di posti di lavoro disponibili soprattutto per le professioni scelte nella formazione dalle ragazze e dalle donne. Aumentano i carichi di lavoro e sappiamo che c'è stato un drastico aumento dell'età pensionabile delle donne con le ultime riforme e questo in un lavoro oltretutto altamente usurante perché le infermiere, io sono anche rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, hanno grossissimi problemi di malattie professionali, all'apparato muscoloscheletrico. Hanno avuto nel passato grossi problemi al riconoscimento e ancora oggi ce li hanno anche se l'INAIL ha tabellato alcune patologie. E questa è il lavoro notturno nella sua definizione anche data dal 2003 in poi, dal decreto legislativo 66, non fa ricadere di fatto perché non si raggiunge il numero minimo di notti all'anno. Nei lavori usuranti il personale femminile che lavora in sanità. E il conflitto di interessi che invece hanno i sindacati, quei sindacati concertativi che siedono poi nei consigli di amministrazione che gestiscono prima i fondi pensionistici e adesso anche i fondi sanitari delle assicurazioni che inizialmente erano integrative e adesso sono anche sostitutive. In un recente convegno fatto su questo tema ci spiegava la delegata della CISL che fanno addirittura dei centri con poliambulatori che offrono prestazioni in alternativa al Servizio Sanitario Nazionale, sono quanto di più deleterio il sindacato possa fare su questo argomento. E purtroppo nelle piattaforme e nelle assemblee che fanno i sindacati nei luoghi di lavoro c'è la promozione del welfare come richiesta che fanno i lavoratori al posto dell'aumento di salario. E questo è un evidente conflitto di interessi e la rete di cui fa parte anche il compagno di Solidaire a livello europeo invece è alternativa proprio alla CES che è invece quella in cui confluiscono i nostri confederali italiani e si mobilita nelle piazze per difendere invece i sistemi sanitari nazionali che, come abbiamo sentito dall'epidemiologo, sono quelli più efficaci. Quindi quello che dovremmo fare come cittadini e come lavoratori è una pressione chiaramente sia sui sindacati in cui uno si è iscritto, se ancora ci riesce a stare in quelle logiche, e sulla parte politica, ahimè, molto sorda, visto che è teleguidata a livello internazionale da altre logiche, e soprattutto smentire frasi del tipo chi può permetterselo deve iniziare a pagare, perché questo crea una disparità enorme, va contro i principi che nel 78 hanno istituito il Servizio Sanitario Nazionale sui principi di equità, come dicevano gli interlocutori precedenti. Sulla sorvenza che lavorando all'ospedale San Raffaele abbiamo ogni giorno sott'occhio, vediamo che ancor più del DRG poi crea questo accanimento terapeutico sul paziente, cioè proprio perché la struttura sanitaria privata ha i rimborsi anche magari più facilmente che non dagli enti pubblici,
per i pazienti che arrivano in insolvenza o con le assicurazioni private, avviene che appunto vengono fatti degli esami totalmente inutili, a volte anche invasivi, e non si capisce perché mai un paziente si sottopone a questa tortura e non ricorrere al Servizio Sanitario Nazionale, che dovendo fare i conti magari con i costi non fa quegli esami in più, sempre che i DRG non abbiano margini attrattivi anche per i direttori amministrativi. Un piccolo aneddoto per chiudere, poi vi lascio anche un appuntamento. Da studente di ingegneria biomedica, ad un certo punto, quando abbiamo studiato la PET, ci hanno fatto provare un software sviluppato in America che allenava i medici a scegliere se fare o no la PET al paziente. Chiaramente nel software quasi sempre veniva fuori che la PET era indispensabile, però in realtà, a proposito anche di medicina difensiva e di medicina fatta appunto in logiche ben diverse da quelle di promuovere la salute, ad un certo punto dice: eh no, caro medico, in questo caso tu la PET non la puoi usare perché l'assicurazione privata ti contesterebbe il rimborso della spesa, e quindi poi la struttura sanitaria ci perde perché ci deve mettere di tasca propria. Anche questa è un'altra aberrazione di un sistema basato sulle assicurazioni private. Chiaramente tutto il discorso sugli sprechi richiederebbe forse molto di più. In Regione Lombardia, con il monopolio nel gruppo San Donato, che sta spendendo molti soldi in immagine, in marketing eccetera, mi sento di dire che appunto stiamo mettendo veramente nelle mani di uno solo, e questo non aiuta certo neanche in un sistema liberista almeno la concorrenza lasciatecela, perché dare il monopolio a uno solo farà sicuramente lievitare la spesa e il profitto per questo gruppo, che poi sono finanzieri di fatto. Quindi le esternalizzazioni è dimostrato già che sono delle forme che fanno costare di più i servizi, però anche qua i tagli, chiaramente la prima cosa che si fa è privatizzare, esternalizzare, e anche questo andrebbe fermato. E infine, che cosa possiamo fare come cittadini? Sicuramente, come è per il forum, come ci ha raccontato Natale, a volte nascono anche delle ribellioni spontanee sui territori. A Cernusco sul Naviglio c'è stata una protesta che forse ha ritardato la chiusura di un punto nascita. Adesso sabato prossimo in Val Brembana, poiché vogliono chiudere un altro ospedale che ha un'importante ostetricia appunto nascita, e nelle valli appunto tutti dicono: no, ma dove ci sono le montagne si lasciano gli ospedali, i presidi ospedalieri, perché servono, perché uno non fa in tempo ad arrivare più in là. E invece in Val Brembana, a San Giovanni Bianco, sabato prossimo alle 15, partendo dalla stazione ferroviaria, ci sarà una manifestazione che andrà fino all'ospedale, nata appunto spontaneamente dai cittadini, e quindi possiamo sostenere questo tipo di manifestazione, di mobilitazione, così come tutte le altre che nascono e che spesso si diffondono non attraverso i giornali chiaramente, ma attraverso magari i social network, i sindacati e le associazioni di cittadini. Grazie.